Cari concittadini e care concittadine, il mio invito è state a casa il più possibile ed evitate di aggregarvi. Rispettate tutte le direttive delle autorità comunali e sovracomunali. Più le misure saranno rispettate e meno tempo dovremo mantenerle. Tutto questo si chiama responsabilità sociale, quindi siate responsabili verso voi stessi e verso gli altri. Cari concittadini, care concittadine, non avrei mai voluto arrivare a fare un appello di questo tipo, ma il momento me lo impone la coscienza perché è veramente un momento difficile. Quindi vi chiedo, vi supplico veramente di stare a casa, cercate di essere comprensivi perché lo fate per voi, ma lo fate anche per gli altri. Dagli enti superiori arrivavano interrottamente delle procedure, dei decreti che dovevamo interpretare e tante volte si rincorrevano e tante volte sembravano quasi contraddirsi. E la difficoltà è stata anche questa, quella di dare rassicurazione alla gente. Alla gente bisognava dare risposte precise, informazioni precise, non illusorie. Ho cercato anche di fare in modo che i concittadini di Ripalta non si sentissero mai soli, sentissero sempre il comune al loro fianco, con piccoli gesti, piccole iniziative. Ecco, vorrei dire ai miei concittadini ripaldesi, di avere ancora un po' di pazienza, di mantenere ancora un po' il rigore che hanno saputo mantenere finora e per questo li voglio ringraziare. Devo dire che già da quel fine settimana iniziamo a trovarci anche con i colleghi sindaci del territorio per approntare delle misure in modo omogeneo. Dall'inizio con i colleghi sindaci e sindache abbiamo affrontato insieme l'emergenza e devo dire che è stato uno stile che poi ha caratterizzato un po' tutta la parte, diciamo, le parti politiche del nostro territorio, del Cremasco e questo secondo me ha dato una bella immagine della politica ai cittadini, l'immagine delle istituzioni, di istituzioni solide, credibili. Ad ogni sindaco alla sera arrivava l'elenco nominativo delle persone contagiate e l'elenco nominativo delle persone che erano contatti stretti del primo elenco e quindi erano in quarantena. E confesso che leggere nomi e cognomi, vedere le date di nascita, incontrare in quei nomi anche i volti di persone conosciute, di intere famiglie, di tante situazioni note. Era una situazione che aveva un grande impatto anche dal punto di vista emotivo. Un nostro concittadino è da più di un mese bloccato in Nepal. Chiedo e faccio questo appello affinché tutte le istituzioni competenti possano intervenire per cercare di risolvere questa drammatica situazione che sta vivendo questo nostro concittadino assieme ad altre 50 persone che non riescono sostanzialmente a rientrare perché sono stati bloccati tutti i voli. Quasi tutti i giorni ho deciso di chiamare le persone anziane, le persone sole, oppure persone che avevano i figli lontani. L'unica cosa che volevano sapere, e non certo per curiosità, volevano sapere delle loro amiche, volevano sapere di chi era morto, di chi stava male, solo per poter dire una preghiera. Abbiamo aiutato tante famiglie che si trovavano in difficoltà economiche, abbiamo portato a loro del cibo con l'aiuto di tutti i montodinesi. Di notte io non dormivo, lo vedevo nel mio cervello tutti i suoni, non riuscivo più a respirare, tipo l'ansia che mi veniva. Sono andata lui in casa a bere qualcosa, il caffè o così, mi sono ripresa. Ho dormito, ho fatto la preghiera a mio papà. Ecco, e allora tu alla sera quando andavi a dormire parlavi col tuo papà, Sì. che è in cielo, e questa cosa qua ti tranquillizzava. Sì, ho chiuso anche gli occhi Chiudevi gli occhi e con la musica piano piano mi sono rilassata e ho dormito. una. Non si può neanche dare il giro, non si può neanche fare
bicicletta con la mamma, non si poteva andare neanche al mare. Poi facevo i miei mestieri, la polvere di camera con la musica e tutto il resto. Spero che non venga più il coronavirus. Si vado via perché mi sta mettendo le scatoline. C'è stato un aumento molto importante dei casi che sono stati dovuti seguire per delle difficoltà economiche, quindi per le difficoltà sociali. Durante il periodo del Covid è stata molto dura. Devo essere, come dire, comunque sincero nel dire che il governo per le province Cremona, Lodi, Brescia e Bergamo, che erano le cosiddette zone rosse, ha stanziato delle risorse aggiuntive che hanno permesso di almeno di gestire in maniera adeguata queste emergenze, però di certo il lavoro dei servizi sociali è stato molto molto incrementato perché la necessità è davvero aumentata molto. Sì. Devo dire che anche la scuola si è trovata un po' in difficoltà a seguire le normative che ogni settimana più o meno cambiavano, quindi noi ci siamo messi a disposizione con tutti i servizi che forniamo, quindi abbiamo garantito il servizio dei trasporti, il servizio mensa, il servizio prescuola, il post scuola e tutto quello che era necessario anche per il sostegno. Quindi fino al mese di settembre noi abbiamo bloccato qualsiasi manifestazione. Adesso si riprende da settembre con qualche manifestazione. Ci siamo trovati nel bel mezzo dell'emergenza sanitaria con un cantiere in corso e soprattutto quando è arrivata l'ordinanza di Regione Lombardia che ha bloccato di fatto i cantieri salvo per casi di somma urgenza. Pensato, meditato, si è stati molto combattuti sulla decisione da prendere, ma alla fine la nostra riflessione, il nostro pensiero è andato sui bambini che per mesi comunque avevano già vissuto una situazione assolutamente anomala. E allora da qua la decisione di chiedere una deroga per casi di emergenza e di andare avanti con il cantiere, grazie anche al grande coraggio e alla grande disponibilità degli operai e delle maestranze che qua ci dovevano lavorare in quei mesi. Il nostro comune assicurava il servizio gratuito anche per una parte del paese per quanto riguarda le scuole elementari. Purtroppo per via del Covid abbiamo dovuto affrontare e soprattutto rispettare la nuova normativa, tra cui l'igienizzazione tra un viaggio e l'altro, per cui con la tempistica non è più possibile assicurare il servizio per quanto riguarda le scuole elementari in paese. A carico che si è sobbarcata l'amministrazione comunale l'assistenza durante il pranzo. Al fine di assicurare un orario scolastico il più simile possibile a quello degli anni precedenti. Abbiamo fermato immediatamente tutto, io sono assessore alla cultura, quindi tutti gli eventi, i festival che avevamo in programma sono stati immediatamente bloccati dal 22 febbraio in poi, con un impatto grandissimo su una comunità come la nostra, che è una comunità relativamente piccola dove tutti oltretutto ci conosciamo. All'inizio chiaramente ognuno di noi ha fatto tutto quello che poteva, ha smesso un po' il ruolo delle sue deleghe, diciamo così. In comune abbiamo registrato quasi subito alcuni casi positivi. Del resto la città è piccola, alcuni dei nostri dipendenti hanno familiari che lavorano in ospedale, quindi il contagio è stato abbastanza semplice. Non c'era nessuno che presidiasse l'ufficio del personale, eppure le buste paga sono state fatte e i contributi versati da una persona che era in un letto d'ospedale. Il giorno di Pasqua l'ho passato in famiglia, visto che eravamo tutti a casa, e abbiamo ordinato il cibo, ci siamo vestiti tutti bene per far vedere che era una giornata diversa dalle solite, più importante. Il mio lavoro prevede il contatto con le persone, quindi in questo periodo non sto lavorando. Ho paura molto più della stupidità delle persone che del virus in sé. Posso comunque la contentezza, il sollievo di essere ricoverato in ospedale. Sembra un paradosso, ma era proprio così.
perché ricordavamo tutte e due, sia io che mia moglie, i giorni precedenti a casa. Mi hanno spostato dal reparto dell'ospedale, dal terzo piano, all'ospedale da campo gestito dai medici e dagli infermieri cubani. Da parte di tutti c'era lo sforzo di cercare di capirsi, ottimismo sul fatto: va bene, non ti preoccupare, vedrai che ancora pochi giorni, poi ti dimettiamo. E anche queste piccole cose sono molto servite. Però purtroppo mio padre è stato contagiato inizio marzo, il 112 è venuto, ha verificato le condizioni di mio padre e l'hanno trasferito all'ospedale maggiore di Cremona. E lì mi ha detto che ha rischiato veramente di impazzire, a parte i primi 2-3 giorni in cui stava male, quindi era sedato. Grazie a Dio il suo Covid è durato relativamente poco, sempre faticato, sempre stanco. Lo vedo anche, l'ho sentito anche dai miei amici che hanno anche loro avuto il Covid, che a distanza di 1, 2, 3 mesi subiscono ancora le conseguenze delle cure. C'è stato un'enorme spinta di volontariato, che questo è il lato positivo di tutta questa vicenda. Di riflesso, per come l'ho vissuta io, c'è stata una delusione totale da parte della nostra classe politica. Abbiamo iniziato la fase 2, cosiddetta fase 2. Mi auguro vivamente che questo virus si spenga pian piano. L'Hauser, la parrocchia, la Caritas, gruppo di volontari che si sono messi assieme a posto per aiutarci contro questa malattia, persone che ci aiutavano a distribuire mascherine. Tra l'altro devo dire che qua in paese una ditta ci ha regalato circa 500 mascherine FFP2 per le lavorative, portare anche le medicinali, tra l'altro con l'aiuto anche dei farmacisti che prendeva appuntamento, prendeva l'ordine telefonico. Sono andati casa per casa nell'attesa che il Ministero della Sanità ci portasse delle mascherine, perché in questo periodo non si trovano. Ci ha portato via delle persone care, quasi 30 persone fino a questo momento, che se ne sono andati senza nemmeno l'ultimo saluto, è quello che ci dispiace di più. Altre persone sono coinvolte, in questo momento saranno 80 persone. Il problema delle diseguaglianze, problema che in realtà c'è già da diversi anni. Infatti nel Cremasco da subito si sono messe in moto moltissime azioni di solidarietà da parte di tante associazioni, di parte soggetti, per far fronte anche a tantissime famiglie che avevano anche il problema di recuperare il cibo. Io faccio parte delle ARCI e anche noi come ARCI abbiamo attivato un'attività di solidarietà per distribuire il cibo ai bisognosi. C'era un tessuto forte, un tessuto solidale e che nessuno doveva sentirsi solo. I commercianti della città che hanno risposto meravigliosamente anche proprio improvvisandosi nella distribuzione porta a porta dei generi alimentari, credo sia stato l'antidoto, la consapevolezza che le risposte, quando ci sono questi momenti di emergenza, sono delle risposte che si danno insieme. Non ci sono uomini o donne soli al comando, ma ci sono delle comunità. Rassicurare tutti i cittadini residenti e attraverso anche l'aiuto fondamentale dei piccoli esercenti, abbiamo creato veramente una rete anche con il supporto di volontari, che ha permesso alla fascia più fragile della popolazione
di poter salvaguardare la propria salute. Oggi c'è un'atmosfera surreale, ma siamo comunque qui con la stessa emozione di sempre. Dice: un giorno non ci sarà più nessuno di noi. Quando non ci saranno più testimoni, i negazionisti avranno strada libera. Primo Levi è morto con questa paura. La memoria non muoia con noi superstiti. Contro l'oblio della storia noi facciamo memoria. L'indifferenza si sconfigge anche con la logica della comunità. Ma una comunità è tale se lo diventa. Quando le nostre splendide associazioni collaborano, e a loro va sempre il nostro grazie. Quando ogni cittadino dà il proprio contributo per migliorare il paese, per aiutare gli altri, come sta accadendo in questi giorni durissimi di sacrificio e di morte. Oggi, festa della liberazione, ci impegniamo ancora di più affinché il nostro cuore sia libero dall'odio, libero dai rancori, libero dall'egoismo. Solo la libertà del cuore lascia spazio all'energia positiva che trasforma ogni nostra azione in gesti di pace, ogni respiro in pensiero di pace.